Non pensavo di dover prendere la parola, ma ovviamente mi è particolarmente gradito salutare il Presidente Vendola, il Procuratore di Napoli, l'ammiraglio in rappresentanza del Presidente Aralambides, il collega Stefano Laporta, vecchio amico, e naturalmente il Professor Assennato. Ma direi tutti voi, sono momenti importanti in cui si discute tanto di ambiente, tanto di lavoro. Concordo con quello che diceva il Presidente Vendola, io aborrisco dal vedere questa contrapposizione, perché nessuno di noi deve essere posto mai nell'atroce dilemma lavorare o morire, per esagerare nei termini che spesso vengono usati in questo periodo. Ma naturalmente dobbiamo poter contare che i luoghi di lavoro dove andiamo a operare siano sicuri sotto i vari aspetti, compreso quello appunto della salute. Per cui quando vedo, e a Brindisi se ne discute ampiamente e anche con toni vibranti, questo problema, accettare industrie, cosa fare di quelle esistenti, ma poi ci si rigidisce in un senso o nell'altro si rischia di recare un danno o all'economia non solo cittadina ma familiare in caso di disoccupazione, oppure accettare. Allora ecco, io dico una cosa che dovrebbe essere appannaggio di tutti: superare questo problema, questo dilemma, facendo ricorso a quello che la scienza oggi ci offre. E allora sappiamo tutti che quello che magari un tempo non si sapeva e faceva del male, oggi si sa con che cosa ci misuriamo, con dei nemici che sono spesso subdoli, che sono nelle nostre stesse case, perché sappiamo tutti che per esempio nelle nostre case c'è l'inquinamento, può esserci, non è che ci sia, ma può esserci l'inquinamento da radon. Allora, tutto fa male e tutto fa bene. Se dovessimo esagerare, forse non berremmo nemmeno un bicchiere d'acqua fresca, perché probabilmente in alcune zone d'Italia è inquinata dalla atrazina. Allora, qual è la quadratura del cerchio? Quella di, appunto, come dicevo prima, di la scienza che ci deve offrire i supporti necessari. Io dico sempre che non sono un medico e non lo voglio fare. Non sono un ingegnere, non ne ho la presunzione. Possiamo avere delle idee, ma poi dobbiamo avere l'umiltà di ascoltare chi ha studiato, chi ne sa più di noi, e accettare anche le conseguenze di quello che gli scienziati ci dicono. È un po' come il paziente che va dal medico e poi cosa fa spesso il paziente? Lo sappiamo tutti benissimo. Appena arrivati a casa, dopo essere passati dalla farmacia, scartiamo queste scatolette, cominciamo a leggere il bugiardino, il cosiddetto bugiardino, e cominciamo a dire: oimè, ma allora che mi sta dando il medico? Ma forse è meglio che anziché due compresse ne prendo una, facciamo solo del danno a noi stessi, e alla fine poi mettiamo anche in difficoltà il povero medico e dice: come? Non sei guarito, ti avevo dato i medicinali giusti. Allora, in conclusione, la scienza ci offre delle soluzioni tecniche. Quello che prima inquinava le industrie come si concepivano una volta, io ricordo, stando a Lecco, mi raccontavano persone del luogo quando 60 anni fa facevano il bagno vicino alla foce del Caldone e poi dovevano farsi la doccia perché uscivano rossi dagli scarichi industriali che allora l'industria scaricava nel lago. Nessuno sapeva i danni, poi si è posto rimedio. Adesso la scienza ci offre soluzioni. Naturalmente le soluzioni costano, ed è questo il vero problema. Cioè non il dilemma salute-lavoro, ma dobbiamo coniugarlo con un'oculata spesa sulle tecnologie moderne che ci consentono di avere l'uno e l'altro. Un camino di un alto forno vecchio stampo, se getta tutto nell'aria senza alcuna
tecnologia moderna, sappiamo tutti benissimo l'effetto che fa. Ma la scienza ci offre le soluzioni anche a quello. Le soluzioni però costano, e allora è questa la vera frontiera, non arrendersi in anticipo, ma spingere perché chi costruisce le fabbriche, chi le gestisce, sia al passo coi tempi. Quindi lavoro sì, saluto pure, speculazione no. Questo è il mio messaggio.